Mentre a Roma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi riceve i leader delle principali forze politiche, anche in Abruzzo i cittadini al TG8 parlano dei possibili esiti delle consultazioni al Quirinale. In molti preoccupati per il futuro del paese contestano la crisi di governo aperta da Matteo Salvini ed auspicano un nuovo esecutivo composto da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Una delusione perché Salvini probabilmente ha creato questo contenzioso a livello nazionale, nessuno se lo aspettava. Me l'aspettavo. Perché? Non lo so, vedo che continua sempre a litigare. L'Italia dalle guerre di indipendenza ad arrivare adesso è sempre stata una confusione unica. Non mi pronuncio, non so che cosa dirle. E cosa pensiamo? La crisi sta, se lei vuole sapere di chi è la colpa, di Salvini. Di chi è la colpa? Salvini, c'è un proverbio signor, che dice Troppo vuole, non che resta. no, la presunzione è andata a cavallo e è tornata a piedi. Sinceramente, una volta era di sinistra. Con l'ultima votazione ho votato Movimento 5 Stelle. Io sono per, diciamo, una legge che dia il 50% a chi vince le elezioni, che governi per 5 anni, sia nel bene che nel male. Così sarà sempre un continuo mettersi d'accordo, un rincorrere le poltrone e così via. Quindi adesso ci sono questi, domani ci saranno quegli altri, e alla fine sarà sempre così. Spero che Mattarella sia veramente profondo nel conferire un nuovo governo, però con questi partiti così divisi, no. È uno schifo. Che gli devo dire? Niente, non ci sono parole. Ha ragione, è proprio uno schifo. Fondamentalmente non ci penso. Non mi interessa più di tanto perché l'unico pensiero sarebbe quello che ognuno pensa alle proprie tasche. Spero che Mattarella prenda le decisioni giuste e porti gli italiani alle votazioni. Quindi non pensa che sia possibile un governo PD 5 Stelle? No, non sono d'accordo neanche. È problematico, guarda, io ho votato Salvini, però non lo so, vediamo un po' Di Maio, quello che se riescono a mettere d'accordo tra di loro, ma penso che sarà difficile, speriamo bene. Però lei sarebbe favorevole a un governo PD 5 Stelle? Sì. Semplicemente penso che tutti i governi sono buoni solo se si fanno gli interessi degli italiani. PD 5 Stelle, un po' difficile. Perché? Beh, perché sono le aspettative di programma, da quello che si dice, sono diverse, completamente diverse. Penso di sì, perché i numeri ci sono e quegli altri non si mettono d'accordo, per cui non vedo perché non ci possa essere, anche perché non possiamo andare sempre alle elezioni, ci sono delle cose da risolvere. Secondo me si fa, ma io sto qua però, non stengo là.